Oggi faremo una passeggiata nella geometria, nella fisica e in tante cose che sono collegate tra di loro, anche se ciò non sembra molto apparente. Partiamo da questo valore 100 come lato di un quadrato, valore che possiamo immaginare in fisica come il prodotto tra una azione e l'azione uguale e contraria quando sono poste totali, ossia legate a quel ciclo 10, che è il ciclo totale di ogni unità di misura, giacché ogni unità di misura è stata costruita, dedotta dalla decima parte del ciclo posto 10. Quindi, poiché la combinazione tra azione e azione uguale e contraria, che valgono 10 ciascuna, è 10 per 10, 100, noi abbiamo qui un piano che è quello della massima energia. Essendo l'energia lineare 100, quella massima che esiste lungo una linea di azione e azione uguale e contraria. 10 in un senso, 10 nell'altro senso. Dobbiamo immaginare 100 proprio come il prodotto di due velocità che, agendo simultaneamente, trasformano un prodotto di due vettori di velocità 10 a 1 che, nel loro prodotto, determinino un quanto scalare, determinando realmente lo spazio 100 dato dal prodotto 10 per 10. Quindi qui abbiamo veramente uno spazio scalare come lato di un quadrato. Possiamo fare un'esperienza. Partendo da uno di questi quattro lati che sono 100 ciascuno, noi, secondo una esperienza di tipo trigonometrico, sappiamo molto bene che ogni rettangolo costruito in base a questo lato come l'ipotenusa di un triangolo rettangolo, ossia che abbia un angolo retto opposto all'ipotenusa, noi otteniamo una semicirconferenza in questo lato, la quale è il luogo dei punti di tutti i possibili triangoli retti costruiti. Ogni punto di questo, collocato con i due estremi, questo e questo, determina un angolo retto. Partendo da qualsiasi punto che colleghi i due vertici opposti, noi abbiamo sempre un angolo retto. Uno solo è quello che non solo è retto, ma è anche isoscele perché ha l'uguaglianza tra questi due lati, per cui oltre che triangolo all'angolo retto è anche un triangolo isoscele. Ecco, è fondamentale questo perché per il teorema di Pitagora noi, a partire dal quadrato
costruito sui cateti, abbiamo che la somma dei quadrati delle aree, quindi costruite sui cateti, è sempre uguale all'area che è costruita sulla ipotenusa. Quindi scopriamo che il quadrato costruito sull'ipotenusa rappresenta a sua volta la somma di tutti i quadrati costruibili sulle due componenti, un triangolo rettangolo, e che per il teorema di Pitagora si chiama teorema di Pitagora legato nei cateti all'ipotenusa dal fatto che appunto il quadrato costruito sui cateti, la somma dei quadrati costruiti sui cateti ha un'area uguale a questo. Quindi non possiamo avere nessun triangolo rettangolo che nel vertice dell'angolo retto sia costruito in questo modo, che presenti una somma di aree che non sia questa area comune a tutti. Come mai una cosa del genere? E che relazione esiste tra una condizione di questo tipo e il famoso pi greco, il quale pi greco ottenuto dividendo la lunghezza della circonferenza per il diametro, la lunghezza del diametro posta e curva sulla lunghezza della circonferenza, ne misura esattamente 3 come numero intero, e poi esistono dei decimali infiniti che sono 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, eccetera. Sono infiniti. Pi greco è un numero chiamato trascendente perché trascende la realtà. Ecco, in questo video mi occupo di chiacchierare un po' sulle relazioni inerenti a questo famoso numero trascendente chiamato pi greco e questo teorema di Pitagora che, come vedete, pone in relazione tutti i lati, quindi le linee rette, i segmenti retti che sono all'interno della semicirconferenza costruita su uno dei due lati e che quindi mettono in relazione la semicirconferenza di cui pi greco è origine, perché è la semicirconferenza divisa per il raggio, o se volete la circonferenza intera divisa per il diametro, ad avere questo rapporto. Noi, limitandoci a quello che abbiamo disegnato, abbiamo come relazione che tutta questa circonferenza sta al raggio, ossia alla metà di questo quadrato, che dunque è 50, come pi greco. E pi greco, in un certo senso, è la relazione tra la curva e quell'andamento
rettilineo che invece esiste all'interno della curva e determina queste relazioni dirette poi tra le rispettive aree. Sapete bene anche che il moto libero di un corpo che ruoti intorno a un suo centro, che sia forma circolare o sia forma ellittica, è regolato da una legge generale secondo la quale una particella, un corpo, un pianeta che orbiti in questa maniera, in forma ellittica o circolare, percorre sempre aree uguali in tempi uguali. E vedete bene che la rotazione, quando riguardi mezza di questa circonferenza, rientra un po' in questa situazione qui, in cui il valore di legame che esiste è proprio basato sulle aree, perché questa area costruita sull'ipotenusa è proprio messa in relazione alla orbita di semicirconferenza che è legata qui a questa funzione che rappresenta il diametro di questa semicirconferenza. La legge generale che dice che un corpo libero percorre aree uguali in tempi uguali ci rivela che quando il tempo è dimezzato rispetto all'angolo giro, che è 360 gradi, quindi abbiamo un valore di pi greco, che è chiamato esso pure pi greco, come angolo piatto, è un valore che in pi greco mezzi evidenzia 180 gradi, pi greco mezzi. Pi greco mezzi, 180 gradi, è una quantità che, messa in relazione all'altro pi greco, rivela di essere alquanto differente, perché 180 per 2 fa 360, mentre invece questo pi greco qui, di tipo lineare, che non riguardi l'angolo appiattito, ossia l'angolo generato interamente da tutto il moto in tutta la semicirconferenza, porta in un certo senso le condizioni trigonometriche di seno, coseno, tangente di un angolo di 180 gradi alla condizione dell'angolo solo retto del primo quadrante trigonometrico. E vi chiederete certamente come mai da una parte abbiamo una funzione che calcola pi greco mezzi come 180 gradi e l'altro è un pi greco che in termini numerici invece è 3 e 14 e 15 eccetera. Che relazione esiste? Beh, la relazione è quella che riguarda proprio il contesto delle linee quando sono rettilinee oppure curve, perché pi greco in questi termini sta considerando qualcosa che non è tanto legato a questa funzione, perché questa funzione mette in rapporto le aree con i tempi e anche le aree costruite sulle linee sono in relazione perfetta con l'ipotenusa. Abbiamo detto che ogni punto di questo arco è il vertice di un triangolo rettangolo e dunque l'orbita legata a questa mezza circonferenza è legata
da un rapporto di aree, infatti è la somma delle aree costruite sui valori rettilinei interni all'area che determina l'uguaglianza tra la somma dei cateti e l'ipotenusa. Mentre invece nel rapporto che noi abbiamo qui non abbiamo un rapporto tra le aree legate alle linee, ma direttamente tra la lunghezza dell'orbita. Qui non è regolata la lunghezza dell'orbita come spazio, ma la condizione invece di tempo, perché qui la cosa che è regolata è il tempo, percorre tempi uguali in relazione alle aree uguali. Quindi possiamo intanto andare a capire che una cosa è in questo contesto il tempo, perché il tempo rispetta le funzioni di area, e un'altra è invece lo spazio, che non rispetta queste condizioni di area di per sé, perché la linea curva che sta qui è sì legata a una relazione che coinvolge le aree, ma, e lo abbiamo visto, solo quando ognuno di questi punti è legato e dipende da due lunghezze e con relazione precisa dal quadrato costruito su queste due lunghezze. Se noi scavalchiamo la relazione lineare che esiste poi in modo che coinvolge le rispettive aree e ci occupiamo direttamente della lunghezza dell'arco, vediamo che entriamo in un contesto lineare e questa relazione qui, che è perfetta quando è messa in relazione alle lunghezze e alle distanze che esistono tra i punti della semicirconferenza e i punti estremi del diametro, salta, perché tutto ciò riguarda la lunghezza, mentre invece all'interno di questo tratto vediamo che non abbiamo la corda, ma un arco, e di conseguenza l'arco è più lungo della corda. E quindi la differenza che esiste tra il tempo e lo spazio in questo contesto specifico è che mentre il tempo considera proprio questioni legate alla corda, ossia alla distanza precisa che esiste, però non solo nei confronti di un estremo, anche nei confronti dell'altro, per cui al quadrato della distanza su un estremo va sommato il quadrato costruito sulla distanza dall'altro estremo, e quindi le questioni tempo portano poi alla perfezione delle relazioni viste in relazione proprio alla legge generale della percorrenza di tempi uguali in aree uguali, vediamo bene che c'è un qualcosa di diversità, e quel qualcosa di diversità è proprio espresso in numeri da quanto c'è di differenza tra il doppio di pi greco mezzi, quando è espresso in forma di angolo piatto, e l'angolo giro quando diventa due volte pi greco mezzi, ossia 360 gradi. Vediamo immediatamente che qui intanto esiste una differenza
di scala, perché in una condizione abbiamo 3, e se vogliamo osservarlo alla stessa scala espressa da 3 cifre dovremmo avere 314, dall'altra parte abbiamo 360. Che cosa va perso in relazione a questo pi greco quando da pi greco mezzi uguale 180 gradi diventa pi greco uguale 360? Va perso intanto tutto ciò che manca a 3,14 rispetto a 3,60. Cosa va perso? E se noi vogliamo andare al valore totale, al valore assoluto, dobbiamo prendere quello che è lineare, vedete, e calcolarlo nel ciclo intero della linea. Un tratto 1 in linea, qui dentro, un tratto 1 è un decimo del suo ciclo 10, ma si presenta come velocità in natura, non come linea di percorrenza. Diventa linea di percorrenza soltanto quando noi moltiplichiamo due velocità uguali e contrarie, dal che scaturisce poi la distanza scalare, proprio come un fatto che esiste di per sé. Ed è la stessa cosa che dobbiamo fare qui dentro. Dobbiamo partire da una lunghezza lungo la corda e considerarla in relazione al ciclo 10 dell'unità di questa lunghezza. Dopodiché dobbiamo considerare che anche questa lunghezza è percorsa in velocità e può essere percorsa in velocità oraria o antioraria, e facendo interagire tra di loro le due velocità uguali e contrarie, ossia esprimendole al quadrato esse pure, arriviamo a un quadrato che è messo in relazione al ciclo 10. Quindi se noi partiamo dal valore a questa dimensione qui, dell'unità a questa dimensione qui, noi vediamo bene che dobbiamo moltiplicarla per 100 e so pure, perché anche se seguiamo una curva, un tratto di questa curva, che sia 1, deve essere riferito al suo ciclo 10, come tutta l'azione, e a questo punto è 10 anche tutta la reazione, ed è 100 volte anche tutto il prodotto tra azione e azione uguale al contrario. Quindi dobbiamo moltiplicare questo rapporto che elimina di mezzo, lo toglie il 100 quando è relativo sia alla lunghezza qui che da 1 è stata portata a 100, sia esistente anche qui, quando anche qui noi la calcoliamo nello stesso modo. Ecco, allora dobbiamo chiaramente fare un piccolo salto logico e arrivare a dimensionare come unitari i centesimi, e 3,14 deve essere considerato a livello di 314, e anche 360, quando sono gradi, sono singoli gradi, sono gradi unitari, quindi anche i gradi unitari sono interni al ciclo 10 e poi sono riguardanti una totalità di tutti e 6 i versi che esistono all'interno, tanto che possiamo dire che riguardino un 6 che è al quadrato, che quindi si esprime in un 36 e in un 360, proprio perché sono 36 cicli di decine. Ecco, quando pi greco è osservato a partire dal pi greco della geometria e diventa il pi greco della geometria espresso in gradi
e messo a confronto con la stessa dimensione di pi greco numerico, quello che è strano in un certo senso è che ciò che regola i tempi, che abbiamo visto, sono regolati perfettamente da questa funzione, perché il tempo è in funzione proprio delle aree uguali in tempi uguali. Qui non appare regolato, perché stranamente proprio la funzione di curva, invece di essere maggiore di questo, è minore. Però, attenzione, non è legata a una sola corda, è legata al quadrato su entrambe le corde, di entrambi i cateti. Quindi abbiamo che in questo caso il quanto che regola le aree è superiore per la semplice ragione che ne stiamo considerando tutti e due, quelli che determinano poi i vari punti di questo luogo di punti che è la semicirconferenza. Ecco perché qui abbiamo una quantità maggiore, perché il tempo è proprio questo, è il tempo di percorrenza dei 360 gradi, un grado alla volta, mentre invece in questo disegno tutto è appiattito, perché si considera non il tempo di una reale percorrenza qui in velocità, ma quel rapporto, anzi quella relazione che poi è un prodotto delle due uguali e contrarie, che moltiplicate tra di loro determinano poi la lunghezza scalare della semicirconferenza. Poiché i numeri che noi calcoliamo restano e sono sempre quelli e non dipendono da condizioni diverse, perché noi stiamo seguendo un sistema numerico che è coerente, però sono diversi, ci indicano che cosa manca, proprio a livello quantitativo, indipendentemente dal fatto che siano aree oppure tempi. In una condizione che è quella lineare, espressa da questa relazione, e in un'altra che riguarda gli angoli dei tempi uguali percorsi come aree uguali. Cosa manca? Manca proprio quella condizione che determina la lunghezza dell'area. Come si fa a ottenere qui un'area uguale? Si moltiplica la lunghezza della circonferenza per il raggio e lo si divide per due, perché questo qui è un triangolo. Se noi prendiamo questa circonferenza e la allunghiamo, la mettiamo tutta in linea qui, e prendiamo il raggio e lo imponiamo come una comune altezza di riferimento, noi abbiamo in sostanza tanti triangoli e riportati uno dopo l'altro, noi possiamo, poiché ce lo dice la geometria, immaginare un unico triangolo che sia questo, e l'area di questo è in sostanza l'area totale del cerchio, quando appunto prendiamo tutti i triangolini e li mettiamo qui e hanno tutti la stessa altezza, allora si riconducono a un unico triangolo dato da lato, che è la somma di tutti i lati, per l'altezza che è sempre quella, diviso 2, perché la legge dei triangoli è sempre questa: l'area è data da lato
per altezza diviso 2. È la ragione del diviso 2 qui a pi greco, perché appunto quest'area è determinata così: circonferenza per raggio diviso 2. E abbiamo la condizione dell'area. Ora, in questa condizione qui vediamo bene come il riferimento è dato sempre al raggio ed è lo stesso riferimento che abbiamo qui espresso in relazione al raggio, perché andiamo a dividere per il raggio tutta la circonferenza. E quando prendiamo tutta la circonferenza e la dividiamo per il raggio, otteniamo pi greco che è questo. Cosa manca in questo modo di considerare le cose? Che tutta la circonferenza divisa per il raggio porta alla sua metà. Ora, come mai le funzioni di area sono le stesse e noi abbiamo qui espresso in termini di 180 gradi questa percorrenza solo della metà e poi 360 gradi il percorrimento di tutti i 360 gradi? Cosa manca quando esprimiamo il valore attraverso tutta la circonferenza e il raggio? E abbiamo che non è più il valore di 3,14, ma è di 6,28. Questo è il valore legato a pi greco. Quando noi partiamo da tutta la circonferenza riferita al raggio, da tutta la circonferenza riferita al raggio. Noi sappiamo che l'area è data da questa per questo diviso 2 e noi stiamo andando però a trovare questa altra relazione che esiste tra questo e questo. Si arriva all'area moltiplicando questo per questo, e invece in quell'altra relazione noi stiamo dividendo questo per questo. In un caso in cui moltiplichiamo questo per questo, abbiamo in sostanza l'area di questo rettangolo e arriviamo a un certo valore. Nell'altro caso, dividendo questo per questo, arriviamo a pi greco. È evidente che da una parte noi mettiamo in relazione solo i valori di relazione che esistono tra questo e questo qui. E quando noi dividiamo questo per il raggio, noi otteniamo praticamente 6,28 dentro la relazione intera che divida tutta la circonferenza per questo 50. Ma cos'è questo 50 messo in riferimento al quadrato? Il quadrato ha lato 100. Noi, se lo esprimessimo questo quadrato a livello lineare, per chiuderlo in un angolo giro, dobbiamo operare quattro chiusure a angolo retto. E 100 più 100 più 100 più 100 ci porta a 400. Quindi la relazione in linea, quando consideriamo tutto l'apporto in linee, è pari a 400 e sono 800 volte se le
le andiamo a misurare nel valore di mezzo che è il raggio, ma per una condizione che ci implica il 100 qui, vediamo che il quadrato è ottenuto da un perimetro che è 400. Che relazione c'è tra 400 gradi e 360 gradi? È chiaro che la figura qui si chiude, perché per chiudere 360 gradi con 4 volte 90, 4 per 9 fa 360, quindi la figura si chiude, ossia partiamo da un valore 0 e ritorniamo a quel valore 0 chiudendo interamente un percorso nello stesso punto di partenza. Ma che differenza c'è? C'è questa: 400 meno 360. Quando diventa una questione che cerca di mettere in relazione il valore lineare con quella gradualità di rotazione di un valore che sia dentro questo quadrato qui, il valore del mezzo diametro. Quando noi usiamo questo valore qui e lo facciamo girare, noi abbiamo che dentro il quadrato si va a iscrivere una circonferenza, la quale ha sempre il raggio costante di 50. E possiamo dire che la lunghezza che noi otteniamo qui dentro è più corta, perché, lo vediamo bene, è una linea che è inscritta dentro quell'altra. Poiché quell'altra è la linea che lo circoscrive, quella inscritta chiaramente è più corta. E di quanto? Possiamo calcolare proprio le quantità per capire che cosa abbia perso. Lo vediamo facendo direttamente la sottrazione. Abbiamo perso 40, ossia abbiamo perso una cosa importante e reale che esiste quando noi andiamo a vedere che cosa abbiamo tolto, proprio di mezzo il decimo di questo 400. E che cos'è il decimo di una entità intera? Rappresenta la sua condizione di massa presente. Noi, se togliamo la massa presente, che è data da un decimo di 400, lo riduciamo a 360. E 360 che significato ha nei confronti della massa presente che abbiamo tolto? Io vi ho già detto in altre condizioni che noi dobbiamo sempre partire da un complesso binario di due cubi affiancati, i quali sono uguali e contrari tra di loro, ossia uno lo consideriamo presente, l'altro lo consideriamo assente, perché era il volume che esisteva prima che si è spostato nel volume immediatamente accostato dopo. E queste tre componenti qui, che sono determinanti il volume, quando diventano le quattro che considerano anche lo spostamento da un volume all'altro, abbiamo il valore di massa rappresentato da quattro componenti, ed è una massa reale che si è perfettamente e unitariamente spostata da un luogo a quello immediatamente accostato ad esso. Questo valore di massa, in sostanza, è un movimento in se stesso, nel tempo, perché andando a immaginare la velocità del tempo 1 a 1,
spazio su tempo, il tempo di questo spostamento è proprio questo tempo che dal passato ha trasferito il volume al presente e lo abbiamo messo qui. L'altro, quello della presenza, è il lato questo o questo, che è la stessa cosa, che invece è presente. Spazio presente messo in relazione al tempo del suo spostamento è la velocità 1 a 1 con la quale la massa si sposta interamente nel tempo e implica le quattro dimensioni tutte coinvolte in questo spostamento intrinseco, connaturato con la natura. Quindi questo è un fenomeno inerziale, perché ha l'inerzia del tempo ed è una inerzia unitaria, perché il volume si sposta uno per uno e, spostandosi in questi termini, la massa, indicata dalle quattro componenti attive, tutte e quattro insieme, determina una realtà che è dinamica intrinsecamente. E quando noi togliamo di mezzo questa dinamica che è, esiste così intrinsecamente ed è della massa presente come un decimo, noi in sostanza abbiamo tolto questo fenomeno che accade nella fisica lungo la percorrenza nel tempo, abbiamo tolto di mezzo proprio la percorrenza intrinseca nel tempo. Abbiamo fatto quella cosa che era un po' il sogno di tutti quanti coloro che ci hanno sempre provato a fare la cosiddetta quadratura del cerchio. Nessuno ci è mai riuscito in termini che poi fossero verificabili, che fossero regolabili, che avessero una logica. Noi ci stiamo riuscendo, perché ci rendiamo conto che quando prendiamo una dinamica, no, ma una figura di un tracciato che è disegnato qui tutto appiattito nella presenza del tempo, perché è tutto compresente, vedete, non è che noi lo stiamo tracciando, è tutto tracciato perché abbiamo potuto tracciarlo tutto, proprio perché abbiamo tolto di mezzo la dinamica. E quando noi togliamo di mezzo la dinamica, lo appiattiamo in una eternità in cui non vale più ciò che è prima e dopo, e vale tutto quello che esiste durante tutto il fenomeno. E poiché durante tutto il fenomeno della percorrenza di un angolo giro, noi abbiamo sì il riferimento perfetto di una complessità che considera tutti e sei i versi che esistono, due per ciascuna delle tre componenti dello spazio, e quindi sei componenti, considerate opportunamente, uguali e contrarie, perché devono essere tutte e sei considerate nel fatto che sono tutte e sei uguali e contrarie tra di loro, e quindi quando le consideriamo in linea di 36, stiamo in sostanza moltiplicando per ogni componente la stessa componente con quella sua, uguale e contraria, e diventano 6x6, diventano 36 nella loro energia totale. E quando è veramente totale è un ciclo 10, e 36 diventano 360. Ecco come siamo arrivati al 360 a partire dai 6 versi che esistono. Se questo è un verso che esiste proprio nel segno e nel senso che ha questa linea di avanzamento di tipo veloce, vettoriale, velocità 1 a 1, noi non possiamo
considerarla da sola. Esse sono sei, ma non possiamo considerarla da sola, la dobbiamo considerare abbinata alla sua reazione uguale e contraria. Quindi se sono sei orientate, vanno messe in relazione di tipo area, perché vanno moltiplicate le due condizioni, quella in atto e quella in atto uguale e contraria, ma non riferendole a un'altra che esiste e che è uguale e contraria a questa. Ognuna deve essere considerata in relazione alla sua componente uguale e contraria. Ecco perché le sei dell'intorno vanno considerate nelle due tipologie. E allora si arriva a capire che il 36 esprime una unità vera, perché l'unità vera è sempre data dal prodotto tra gli opposti. E quando questi opposti si presentano in sei componenti verso il centro, centripete, che interagiscono con le sei uguali e contrarie delle stesse sei componenti, ma centrifughe, il 6 per 6 in termine scalare determina proprio una quantità scalare presente come 36 unità scalari, che quando diventano espressione del ciclo 10 si chiamano proprio 360 gradi e le abbiamo collocate qui. Che cosa gli manca perché possano divenire condizioni di vero spostamento? Gli manca di esistere all'interno del primo principio della legge dinamica, quello che dice che quando un corpo è in una condizione come esiste qui, se non ha nessuna forza esterna, continua ad avere la sua velocità lineare, perché non c'è nessuna ragione estranea a questa secondo cui questa linea si incurva. Mister Einstein può dire finché vuole che lo spazio è curvo, ma è una grande baggianata, perché lo spazio curvo è sempre la componente di due condizioni uguali e contrarie tra di loro, che sono espresse proprio dalla necessaria considerazione di due linee opposte tra di loro da perpendicolarità in funzione al quadrato. Se questo corpo libero non fosse sottoposto a un'altra forza gravitazionale verso il centro della gravitazione, noi non avremmo che in questo preciso punto, questo punto qui sia qui anziché qui, ossia sulla componente tra il centro e questo punto in cui sarebbe arrivato. Se la linea si è curvata è proprio perché è entrata in atto una forma di attrazione della massa, la quale invece di procedere linearmente in un verso solo ha avuto una forza gravitazionale nei confronti di questa massa che ha piegato la linea diretta a assumere proprio la curva. Quindi noi dobbiamo immaginare e sapere che la curvatura dello spazio non è una cosa in sé, ma è una condizione forzata da una forza che è espressa dal secondo principio della dinamica, che entra in azione e piega costantemente, sempre nello stesso modo, una condizione che, se non fosse costretta da altre forze, sarebbe uniforme e rettilinea. Invece, grazie all'attrazione,
diventa poi curvilinea e rappresenta una continua caduta, perché l'oggetto che sembra essere sempre alla stessa distanza dal centro, invece è in continua caduta verso il centro. Tanto continua caduta che quando noi vediamo in orbita un soggetto che possiamo configurare in una navetta che contiene delle persone, all'interno della navetta sembra che non esista più la gravità terrestre. Molli un qualcosa e lo vedi galleggiare nell'aria e arrivi a dire: siamo in assenza di gravità. È una grande sciocchezza, perché è proprio a ragione di quella gravità che esiste che quella navetta, invece di fuggire per la tangente, continua a cadere, cade costantemente. Però il risultato di questa costante caduta è che non arriva mai a cadere, perché c'è sempre un equilibrio talmente perfetto tra quanto c'è di fuga nell'unità di tempo e quanto c'è di caduta nell'unità di tempo. E il risultato complesso di queste due forze, una quella libera e l'altra quella forzata ad accelerare, avrà come conseguenza una velocità uniforme che però si esprime in forma curva. Quindi la curvatura non è una condizione intrinseca, esiste solo in presenza di una forza gravitazionale che curva quella massa che, non essendo più esistente da sola, non seguita ad avere la sua velocità rettilinea e uniforme, ma è costretta a curvare quella linea. Ora, come facciamo noi a quadrare questo cerchio? Dobbiamo svincolare la massa da quella curvatura, perché quella curvatura è indotta solo da una forza gravitazionale di attrazione verso il centro. E come facciamo? La liberiamo questa massa, ossia la aggiungiamo a 360, che era il risultato della curvatura, perché teneva in ballo il raggio come condizione perfettamente costrittiva. Lo liberiamo proprio da questo fenomeno di caduta gravitazionale. E come facciamo a liberarlo? Aggiungiamo il suo valore di massa libera, che ha perduto, tanto che al 360, che ha perduta la massa libera di avanzare nel tempo, tanto che è diventata semplicemente il disegno di un tracciato, glielo ridiamo. E allora abbiamo che questo corpo libero che esiste qui avanza interamente quanto tutto il suo tempo mezzo, ossia la metà del 100, perché a questo punto la sua azione lineare diventa più 50 grazie a meno 50, e quando ha avanzato interamente di tutto il suo tempo mezzo riferito al 100, ha completato il suo tragitto nell'unità di questo tempo. E a questo punto scatta quella condizione regolata dall'angolo retto che costringe questa linea a seguire la linea perpendicolare, e abbiamo in questo modo il riprendere la nostra velocità dopo che è accaduta una curvatura piena, intera, di 90 gradi che è intervenuta qui. Quindi trasformiamo un andamento che è stato appiattito e ha perso interamente la sua massa, liberando la massa
che a questo punto è tenuta solo a questi quattro angoli retti, come quella esistenza dello spazio-tempo in cui un fenomeno è intero dopo quattro tempi, e qui avremo quattro rotazioni di angoli retti come espressione intera di questi quattro tempi, e 90 più 90 è 180 più 90 più 90, e abbiamo concluso il nostro angolo giro. Quindi risulta chiaramente la condizione geometrica che quando noi avessimo questa condizione di 360 gradi di generazione angolare attraverso la rotazione di questo raggio, abbiamo un fenomeno che mostra il luogo dei punti tracciati da questo raggio, che è legato a questa condizione qui dei 360 gradi, perché la variazione è data solo dal grado di apertura, perché l'altro estremo che costringe è il fatto che è questo raggio fisico a determinare il tracciato, e determinando il tracciato determina la linea dell'estremità di questo raggio, che è l'orbita della circonferenza. Il 360 gradi non lo calcola in relazione alla lunghezza di questo arco o alla lunghezza della circonferenza, ma solo alla gradualità degli angoli che esistono e che sono regolati dalla funzione di seno, coseno, tangente, che sono funzioni che sono unitarie in soli 90 gradi di apertura, e dobbiamo considerare presenza un quarto e tre tempi di spostamento della presenza, come questo, questo e questo. Quindi questo fenomeno accade in quattro tempi. Quando noi lo vediamo presente tutto quanto, diventa un disegno, lo abbiamo appiattito in una condizione che non ha più in sé niente di graduale. Ma attenzione, possiamo veramente accorgerci di che cosa è stato tolto di mezzo, e lo possiamo fare proprio quando andiamo a fare questo calcolo messo in relazione a 360 gradi, e scopriamo che se facciamo direttamente la sottrazione tra 360 e 314, immaginandolo intero così senza il suo tempo che, non essendo ancora divenuto unitario, non lo dobbiamo considerare, e quindi esiste come presenza solo in 314, messo in riferimento a 360, noi abbiamo che 10 meno 4 è 6, 5 meno 1 è 4, manca un 46 da aggiungere al 360. Vedete, non è più un 40 che avevamo qua, ma è un 46. Perché? Perché in questo che va aggiunto, non solo va aggiunto il valore di massa, che è 40, ma anche il valore lineare dei versi 6 sui quali noi abbiamo impostato tutto quanto, perché 46 somma il 40 al 6. O, se volete meglio ancora, abbiamo la funzione 44 lineare e un'area 1 per 1 che sia il valore unitario di una sezione che fluisce, che a questo punto fluisce unitariamente di 44, e 44 è quello che io chiamo il bosone di Amodeo, che è la lettura fatta già da molti anni di quello che Higgs avrà scoperto poggiandosi su altri valori
e ha chiamato bosone di Higgs, ma lo aveva già supposto molto tempo prima, anche di quanto io poi legassi a questo valore di 44, che è la condizione completa della funzione quando essa è così. Perché quando essa è così è una generalità, ma non considera l'azione uguale contraria data da 0,4. Solo quando noi questo 40 lo consideriamo sia in termini di 4 cicli e in termini di 4 unità, solo allora noi stiamo considerando questa funzione nella pienezza dei 4 collocati su tutte e due le dimensioni, sia del ciclo sia dell'unità. Solo in questo 4, in questo caso è unitaria, perché noi dobbiamo sempre ricordare che abbiamo una velocità proprio legata alle nostre stesse impostazioni della fisica, che portano il ciclo 10 legato a ogni unità, che è una funzione espressa da 11 parametri, 10 come numeratore, 1 come denominatore. E quindi quando noi abbiamo queste 11 condizioni che parametrano la velocità 10 a 1, però essa si esprime in 4 tempi, e ciascuno di questi è 11, il totale è 44. Ma questo 44, per essere non pura linea di niente, deve essere di flusso di una unità, che è un'area 1 per 1 e che quindi ha due dimensioni collocate trasversalmente al flusso 44. E esse diventano 46 e sono proprio quelle condizioni che a questo punto dobbiamo aggiungere per avere anche quello che sia nel tempo, e avendolo si arriva a 314 togliendolo di mezzo, e in questo caso invece si arrivava a una condizione diversa che considerava i 40 e non considerava il suo tempo decimo. Il 40 senza il suo tempo decimo è solo spazio, gli manca il tempo. E quindi qui invece è una condizione nella quale il tempo lo abbiamo tolto interamente, perché il 314 configura questa linea tutta percorsa e quindi esiste come un tracciato lungo, una certa lunghezza che è sganciata dalla sua forma ed è posta proprio come una lunghezza, che sia circolare o no, non conta. E quando noi andiamo a confrontare puramente la lunghezza, puramente questo, con il raggio o il diametro, non stiamo mettendo in piedi pure condizioni legate ai quadrati delle linee, ma condizioni legate alle curve riferite alle linee. E allora la curva riferita alla linea, in questo caso, poiché il rapporto tra le linee è questo qui, ed è preciso quando andiamo a misurarcelo, rivela che questo qui ha perso interamente il bosone che avanza nel tempo, e quindi è 44, che avanza nel tempo con un fronte unitario e quindi è di 46 dimensioni. Queste 46 dimensioni sono state perse tutte quante dai 360 gradi, e avendole perse diventano la lunghezza reale di questo arco di circonferenza. Ecco in che modo virtuale, ma anche molto bello, si passa proprio da condizioni che esprimono cose diverse come una linea curva e una linea retta, perché la linea curva è una continua caduta accelerata e gravitazionale che attraverso la curvatura perde non solo
la sua condizione lineare, ma anche quella condizione di accelerazione che attraverso la curva è sparita, ma si trasforma nella totale percorrenza di tutta quanta la circonferenza. E ci rendiamo conto che abbiamo scoperto delle cose altamente importanti e significative, ma la cosa veramente bella da osservare a questo punto è messa in relazione poi alla velocità della luce, la quale velocità della luce ha in se stessa un rapporto che io nella mia scuola Amodea ho messo in luce, che esiste all'interno del flusso della luce e che nessuno altro ha messo in luce. Perché quando le tre dimensioni che esistono nello spazio e sono dimensioni di volume, perché 3 è l'indice del volume quando esiste come valore cubico di qualsiasi linea, e quindi il 3 in essenza assoluta esprime una dimensione di volume, perché indica quante volte un lato agisce, non lo indica nel riferimento al lato, ma in quel logaritmo decimale di un lato che sia esattamente 10, e che essendo il logaritmo decimale inverso alla potenza, trasforma un 10 per 10 per 10 uguale 1000 nel logaritmo decimale di 1000, che lo riduce uguale a 3. Ma quando noi vediamo 3, stiamo vedendo 10 al cubo, nel modo uguale e contrario che ce lo mostra attraverso il logaritmo di quella potenza. Logaritmo decimale di una potenza decimale toglie di mezzo i due opposti e resta evidenziato solo il numero delle volte. E voi dovete pensare che 3 è il numero delle volte in cui il 10 è in azione. Ebbene, quando questo numero di volte esiste, in un numero di volte che è proprio condizionato da questo fatto che collega tutto con questo numero di volte, che è unitario nel ciclo della base e nel ciclo dell'indice, e diventa flusso totale in una sola linea, grazie al fatto che si mette in movimento attraverso il suo valore cubico, che è dato da questo valore qui, e si divide per 10 al cubo, cosa restano? Le 10 elevato a 7 volte in cui si muove il valore cubico. Ma quando invece lo mettiamo in relazione solo con la sua area, e quindi un qualcosa che nella linea del flusso non ha niente, perché abbiamo bloccato solo il riferimento al tempo della potenza trasversale dell'area, che è certamente soltanto 10 al quadrato, perché è azione per azione uguale e contraria quando sono appiattite e si trasmettono nell'area trasversale, allora vediamo che tutto il flusso, tutto ha la dimensione 10 elevato a 8, ma sono 3, e dunque nella totalità dei tre versi, delle tre linee componenti di questo volume, ossia delle tre volte in cui il lato agisce secondo una direzione, secondo quell'altra, secondo quell'altra, 3 per 10 elevato a 8 è il valore totale che è indicato come flusso, flusso di volume. Se noi lo consideriamo intero in metri, dobbiamo immaginare che siano 3 per 10 all'ottava metri presenti, quindi nel valore di 300 milioni.
Il 3 assume il valore di 300 milioni perché noi lo stiamo misurando con qualcosa che è la sua funzione inversa del 300 milionesimo. 300 milioni di 300 milionesimi è il valore unitario. Questo stiamo tenendo in ballo quando noi diciamo 300 milioni di metri, perché il metro è un 300 milionesimo di questo. Quindi dire 300 milioni di metri, poiché un metro è un 300 milionesimo, o diciamo 300 milioni di 300 milionesimi, o diciamo 300 milioni di metri. Quindi abbiamo che dire 300 milioni di metri significa dire l'aspetto di quando noi lo esprimiamo con la sua funzione inversa. È chiaro, no? Il metro è la funzione inversa di questa grandezza e quantità di metri. E sono 300 milioni, perché chiaramente la dimensione 3 del lato, quando il flusso totale è 10 elevato a 8, ha un 10 elevato a 8 secondo x, un 10 elevato a 8 secondo y e un 10 elevato a 8 secondo z. La lunghezza totale è 3 volte 10 elevato a 8, quindi è questa. Perché arriva non così, ma così? 299.792.458. Perché? 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 Dove sono finiti quelli che mancano? Non è possibile che, se questa è la totalità, arrivino questi. Ma voi sapete bene che arrivano in velocità, ossia non come numero di metri, come numero di metri ogni secondo, ossia c'è qui sotto qualcosa che è stato tolto di mezzo e non computato, non potuto computare nella sua lunghezza, perché era una percorrenza come quella che dal Sole porta alla Terra, quella lunghezza che noi vediamo nella profondità che allinea tutta la lunghezza in un punto solo, ci mostra solo distanza di tempo, per cui la distanza spaziale che esiste dal Sole alla Terra diventano 8 minuti primi. E praticamente, se noi dovessimo calcolare tutta l'energia luminosa che arriva, che parte dal Sole in questo quantitativo e arrivi sulla Terra, dovremmo metterci 8 minuti come il valore totale che impiega per compiere tutto il percorso. Ma noi non abbiamo preso 8 minuti come il valore dello spazio intero che è stato percorso. Abbiamo preso solo un secondo. Quindi, invece di metterci gli 8 minuti che dal Sole alla Terra la luce impiega, e perché poi dovevamo calcolarla solo dal Sole? Potevamo calcolarla partita da una stella, allora avremmo dovuto mettere qui sotto un numero più grande. Insomma, noi siamo liberi di metterci il riferimento giusto che vogliamo metterci sotto qui, perché il quantitativo che arriva dipende dal tempo. Chiaramente, se mettiamo un valore piccolo, come un secondo, arrivano un certo numero di metri. Se invece di un secondo qui sotto mettessimo 8 minuti primi, avremmo tutta la distanza che esiste tra la Terra e il Sole. Questo numero qui non è tutta la distanza che esiste tra la Terra e il Sole, ma soltanto un tratto più piccolo. È la stessa differenza che passa tra 8 minuti primi e un secondo. Quanti sono 8 minuti primi se li calcoliamo in secondi? Poiché ogni primo è fatto di 60 secondi, 8 per 60 sono 480. Ecco, quando noi lo calcoliamo riferendo qui al secondo, un secondo,
lo stiamo calcolando rispetto a un 480esimo del fenomeno intero tra il Sole e la Terra. Però non ci interessa tanto questo, quanto dire dove sia finito questo quantitativo di 300 milioni di 300 milionesimi, ossia di metri, che allora è unitario, quando si presenta così non è più unitario, perché non sono più 300 milioni di 300 milionesimi, ma sono 299 milioni di 300 milionesimi. Dove è finito il resto? È finito proprio nei metri che si sono collocati qui sotto e che noi abbiamo calcolato come un secondo. Quindi, quanti sono i metri che abbiamo messo qui? Sono quelli che mancano nel nostro computo, perché e quando andiamo a calcolare esattamente vediamo che sono 207.542, ci rendiamo conto che questa lunghezza si è velocizzata e si è espressa non in termini di 300 milioni a 1, ma di 299 milioni a 207 mila. Ha creato una velocità interna che però non è unitaria, presenta sotto non un metro, ma 207.542 metri. E ogni metro quanti ne presenta? Basta fare la divisione. E facendo questa divisione scopriamo che sono 1444,4, poi c'è un 90, poi c'è un 55, poi c'è un 131, infine 00, esatto, fino alla dimensione unitaria dell'angstrom. E abbiamo scoperto un argomento importantissimo, perché quando andiamo a misurare con un secondo e crediamo di usare un secondo, noi stiamo usando il ciclo intero del secondo, il quale ciclo intero del secondo è dato dal minuto primo, perché un secondo in linea ha il suo ciclo di 10 secondi, ma agisce nelle 6 linee, nei 6 versi, che moltiplicati 2 a 2 determinano le 3 direzioni come spazio scalare. E quindi sono legate alle 6 linee. Ecco che quindi 6 volte 10 secondi formano i 60 secondi pari a un minuto primo. Quindi mentre noi stiamo usando e riferendoci al ciclo unitario del secondo, stiamo utilizzando il minuto primo e vediamo che, calcolato la massa in minuti primi, ossia nella generalità della presenza del minuto secondo, noi abbiamo esattamente in un giorno 1440 precisi minuti primi. Non c'è questo valore qui, ma c'è questo valore qui, ossia c'è questo valore qui letto unitario nelle decine. E questo ci fa capire che in effetti stiamo valutando proprio allo stesso modo che valutiamo il secondo, nei valori unitari dati dal ciclo. Anche qui siamo condizionati dal valore unitario assunto dal ciclo, e poiché il valore unitario è dato dalla decina, noi avremo che al momento di un giorno solo esistono solo 144 decine, ossia c'è come una virgola qui, e per quanto rimane c'è la presenza proprio zero, 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 perché non ci risulta nulla ancora di tutto questo numero, perché è tutto lì avviluppato nel tempo di una rotazione futura attorno a un altro centro di rotazione, che stavolta è attorno al Sole. E a mano che si compie la rotazione attorno al Sole, di questa rotazione terrestre intorno al suo asse,
che vengono fuori i tempi nuovi aggiunti, in funzione della nuova rotazione, quella non propria ma quella impropria attorno al centro di rotazione del Sole.